ForzaNocerina.it e di Nocerina Channel. Siamo in diretta dal Parco Giochi di Via Rea a Nocera Inferiore, dove tra qualche istante inizierà la presentazione ufficiale di Giuseppe Sannino, nuovo allenatore della Nocerina. Non parliamo di conferenza stampa, parliamo di una presentazione, perché la società, per precisa volontà del presidente Giancarlo Natale, ha deciso di aprire questo evento al pubblico. Ci sono già tante persone, come potete vedere dalle nostre telecamere, con grazie alla regia di Francesco Belsito, che vi mostra in diretta qui dal Parco Giochi le persone che hanno preso posto sulla tribunetta. Alle nostre spalle ci sono tanti tifosi, ci sono ovviamente tanti addetti ai lavori che man mano nel corso della nostra diretta sentiremo. Faremo, è chiaro, questa introduzione prima di lasciare poi il microfono a Giuseppe Sannino. La conferenza stampa doveva iniziare alle 9.45, ma è chiaro che si ritarderà inevitabilmente di qualche minuto. Ci auguriamo si tratti solo del classico quarto d'ora di tolleranza. Chiamerei qui al mio fianco il collega del Risorgimento Nocerino, Nello Vicidomini. Nello, buonasera. Siamo qui per il terzo evento ufficiale di questa stagione. C'è stata ieri la conferenza stampa di Nunzio Zavettieri e quella di Enrico Benvenuto, che hanno presentato rispettivamente il mercato e il piano marketing. Oggi si presenta Beppe Sannino, il 23 si parte per il ritiro, insomma comincia ad entrare nel vivo la stagione della Nocerina. Diciamo che questa dovrebbe essere la presentazione ufficiale ai tifosi, aperta alla tifoseria, dopo diciamo quella mini presentazione che ci fu a maggio, quando però ancora non era ufficiale. I tifosi stanno arrivando, mi aspetto un buon pubblico, anche perché il nome è uno di quelli che fa rumore. Vedremo, appunto, penso ancora presto, arriveranno sicuramente nei prossimi minuti. Ecco, hai detto tu che il nome dell'allenatore fa rumore. Al momento nomi di calciatori che fanno rumore non ne sono arrivati, perché la società sta insomma puntando su una linea verde, almeno per quelle che sono le idee fino a questo momento. Saranno in 28 i calciatori a partire per il ritiro di Bisaccia, ce l'ha detto ieri Zavettieri, per cui la prendiamo come una notizia assolutamente certa. Oggi sono stati ufficializzati altri due calciatori, un attaccante classe 2004, Balde, è un portiere del ex Trapani, però mancano forse gli over alla casella calciatori esperti. Al momento la Nocerina possiamo dire che è un po' scoperta. Hai detto bene tu, ieri Zavettieri ha parlato di 28 calciatori che partiranno per il ritiro, togliendo i due che sono stati oggi presentati, e i 22 che erano già stati tesserati, mancherebbero all'appello 4 calciatori. Si presume possano essere... Siamo tornati in diretta dopo qualche problema tecnico, ci scusiamo, probabilmente problemi dettagli anche dalla musica che va in contrasto con le normative di YouTube. Stavi dicendo, Nello, se ripeti il tuo concetto, che insomma, per renderlo un po' più chiaro a chi ci sta ascoltando. Ieri Zavettieri ha parlato di 28 calciatori che partiranno per il ritiro, 22 sono stati tesserati precedentemente, 2 oggi. All'appello mancano 4 calciatori che sicuramente saranno over, o quantomeno almeno 3 saranno over. Ci aspettiamo almeno il difensore centrale, come ha spiegato lui ieri, e probabilmente la punta che tutti si aspettano è forse un centrocampista. La parola chiave di queste prime settimane della nuova Nocerina è entusiasmo, è quello che la nuova società vuole creare attorno a questa squadra. È stato presentato un piano marketing, è stata ufficializzata campagna abbonamenti, anche se i dettagli verranno resi noti eventualmente, evidentemente, nei prossimi giorni. Però torna una campagna abbonamenti a Nocera che mancava per decisioni della precedente società e un po' per motivi legati al Covid da 3 anni e non da 4 anni, come è stato erroneamente riportato ieri in conferenza. Cosa devono fare loro dall'altra parte per far sì che effettivamente la piazza resti compatta e coesa intorno alla Nocerina? Per adesso le promesse sono state... sta arrivando, forse... Sì. Gira, gira. Stanno arrivando probabilmente tifoserie, della parte della curva sud, una buona parte di tifosi. Ripetendo il concetto che hai tu spiegato poco fa,
sicuramente il progetto del medio lungo termine annunciato nei mesi scorsi si sta attuando, perché la linea è quella dei giovani, è quella di vedere anche in futuro questi 2 o 3 anni come loro stanno appunto parlando in questi mesi, in queste settimane. Sicuramente serve un supporto non solo della tifoseria con gli abbonamenti, ma soprattutto degli sponsor, che al momento non è che l'abbiano, però sicuramente forse loro si aspettavano già qualcosa in più. Serve sicuramente l'apporto della classe imprenditoriale locale per supportare una campagna acquisti nel finale che possa dare quel qualcosa in più per fare il salto di qualità, il salto di categoria anche, che magari in molti si aspettano. Ringraziamo il collega del Risorgimento Nello Vicidomini per il suo prezioso contributo. Vi ricordo sera alle 20 torna Pallonate, la trasmissione ideata dalla redazione di ForzaNocerina.it per tenere compagnia ai tifosi rossoneri durante questa calda estate, calda un po' per questi movimenti di mercato continui. Ne parleremo dalla conferenza stampa di ieri di Benvenuto e di Zavettieri, quella che sarà la presentazione di questa sera del nuovo allenatore Beppe Sannino. Mi auguro che la mia voce stia arrivando forte e chiara, perché i decibel della musica aumentano sempre di più. Ci auguriamo che magari possano leggermente abbassare. Magari chiediamo ai tecnici se è possibile calare un tantino il livello della musica. Insomma, le persone sentono, anche se c'è la musica un poco più bassa. Ringraziamo i tecnici che si stanno occupando del livello della musica, che hanno abbassato, ecco, in modo che non mi fanno urlare. Dicevo, l'appuntamento con Pallonate di domani sera. Ci saranno due ospiti d'eccezione, due ospiti che in qualche modo sono collegati tra di loro, perché ci sarà Costabile da Serina, e che è molto vicino a questa società. Ci parlerà sicuramente del passato, ma ci parlerà anche di presente e, perché no, di futuro, perché lui è stato uno dei fautori dell'arrivo di Giancarlo Natale, Raffaele Scalzi, Damien Di Paola, di tutta la cordata italo-americana. E poi ci sarà Nicola Maiorino non ha bisogno di presentazioni, è stato da sempre vicino ai colori rossoneri come team manager, come ruolo di collante tra la società e la squadra, ed è sempre vicino alle sorti rossonere, per cui ci aspetteremo anche da lui una testimonianza preziosa su quella che è stata la sua esperienza passata alla Nocerina e su quello che sarà questa società. In studio con me ci sarà, come al solito, il collega Francesco Belsito, e ci sarà il collega di In Prima News Nello Marmo, che è presente per tutti i fatti che riguardano la Nocerina, l'unico che nella passata stagione ha seguito tutte e 38 le partite, 39 compresa la semifinale playoff della Nocerina. Nello, buonasera. 40 con la Coppa Italia, non contiamo le amichevoli, altrimenti mi fate fare brutta figura e perdo il conto. Nello, ti chiedo, dall'alto della tua esperienza e soprattutto dal fatto che hai vissuto l'esperienza dell'anno scorso, prima con Maiorino, poi con Natale, quali sono le tue sensazioni dopo questi primi 19 giorni della nuova stagione ufficiale? Innanzitutto voglio salutare Valerio qui con me e soprattutto voi che ci state seguendo da casa, purtroppo per vari motivi non potete stare qui. Le mie impressioni, diciamo, sono abbastanza positive. Io ho visto già dei cambiamenti nei giocatori durante il campionato dell'anno scorso. Da dicembre in poi la squadra si è espressa in un modo diverso, più positiva, più tranquilla. Ovviamente non sto qui a rimarcare le varie condizioni in cui i giocatori versavano, quindi le conosciamo tutti. Oggi diciamo che da dopo la trasferta di Francavilla su Insigni, ovviamente faccio riferimento alla fase playoff, è iniziata la vera era di Giancarlo Natale, Raffaele Scalzi e tutto il resto che compongono oggi la nostra società, perché come sappiamo sono subentrati in campionato, nel corso del campionato. Dopo Francavilla possiamo dire è nato il tutto, quindi c'è sicuramente un po' di entusiasmo, sono state esposte un po' le idee come ieri in conferenza stampa da parte dell'avvocato Enrico Benvenuto, poi si è parlato con Zavettieri. Le mie impressioni
possono essere tranquillamente positivi. Ovviamente poi sarà il campo a darci, a dargli ragione o eventualmente a smentirli. Noi tutti ci auguriamo che dal campo, dal rettangolo di gioco, possono arrivare solo notizie positive. Ovviamente un po' di positività deve arrivare anche dalla città delle due nocere, Nocera Inferiore e Nocera Superiore, perché no, anche dall'agro. Oggi forse una prima risposta c'è stata, c'è un po' di entusiasmo, c'è anche molto, Valerio, se me lo permetti, curiosità, perché non si vedeva una presentazione del genere da, da un po' di tempo. Le ultime presentazioni sono state un po' così così, quindi oggi un po' di curiosità, un po' di entusiasmo e quel mix giusto per poter ripartire. Ovviamente, ripeto, ci deve essere diciamo un impegno di entrambe le parti, di, della società da una parte, dei giocatori dall'altra, dalla tifoseria dall'altra. Ognuno deve dare il suo compito, deve dare la sua, deve fare la sua parte, poi speriamo bene per i nostri colori. Perfetto, ringraziamo Nello Marmo. L'ultima presentazione, Nello, che io ricordo di un certo livello, era al bar Petruccelli. L'allenatore da presentare era Gaetano Auteri. Quindi, e poi sappiamo tutti com'è andata. Non che, mi sbaglio, che sia di buon auspicio, che sia di buon auspicio anche per questa nocerina che, parliamoci chiaro, magari non quest'anno, ma è inevitabile che deve per forza lottare per tornare tra i professionisti, perché è quello il posto che spetta alla nocerina. Mi sono staccato prima dalla postazione perché sono andato un po' alla ricerca di tifosi. Avevamo contattato, reclutato Marco Botta, però per una questione di rispetto direi al presidente onorario di tutte le nocerina, Gerardo D'Aurelio, di avvicinarsi alla nostra postazione. Don Gerardo, finalmente si torna con gli abbonamenti e la prima tessera inevitabilmente sarà la vostra. Futuranza fa zitta. Si fa una futuranza, ma fa senza mi domandare proprio. E Don Gerardo è uno di quegli storici, è uno di quelli che sarà sicuramente a bisaccia, sicuramente proverà a prendere anche ad alloggiare lì, costringerà la moglie in vacanza a bisaccia proprio per essere vicino alla nocerina, come ha fatto sempre del resto. Almeno una settimana, io voglio vedere da vicino, insomma, perché fino a mo, certo non lo posso dire, ma comunque, fino a mo non ho visto un giocatore che ha fatto 20 gol nel passato. Ed è quello che ci chiediamo un po' tutti, il centravanti da 20 gol arriverà, non arriverà, non lo sappiamo, è il dubbio principale. Cosa ha detto Don Gerardo a Sannino in queste prime settimane che è stato qui a Nocera? Come? Cosa ha detto a Sannino? Se ha avuto modo di parlare? No, no, solo gli ho chiesto se mi portavano in ritiro e loro dicono sì, ma però fino a mo non mi hanno detto niente. Perfetto, ringraziamo Don Gerardo D'Aurelio come al solito, purtroppo dobbiamo intervenire perché il responsabile dell'ufficio stampa Alfonso Lenza ci ha invitato a prendere postazione, per cui noi lasciamo il nostro microfono, anche se Marco Botta può avvicinarsi perché vedo che i tempi sono ancora lenti, per cui si era avvicinato, lo coinvolgiamo. Marco, sensazioni per questi primi atti ufficiali della nuova nocerina? Prima cosa, buonasera a tutto il popolo rossonero. Le sensazioni, che si vede il calore di anni fa, è la gioia, e saremo l'uomo in più in campo sicuramente, e dobbiamo vincere. Queste sono le sensazioni che oggi e pure nei mesi scorsi che si hanno. La fede si sa, il molosso corre, corre e corre. Il presidente Natale, quando è stato qui nelle due occasioni, ha portato con la sua sola presenza tantissima gente allo stadio, tantissimo entusiasmo, tantissima gioia. Avevamo visto di nuovo il San Francesco pieno, mi ricordo soprattutto quel bellissimo derby col Sorrento. Ora insomma non è ancora tornato qui a Nocera, ma nonostante non ci sia lui vediamo tanto entusiasmo e vediamo tanta gente. E può essere questo il valore in più della nocerina in questo nuovo campionato? Sì, quello che ti avevo detto, l'uomo in più dobbiamo essere noi, come sempre in tutte le categorie. L'abbiamo dimostrato in B, mo siamo in D e lo dobbiamo dimostrare. Noi facciamo la nostra parte e la società deve fare la sua parte. Sono convinto che le due cose, se andranno come devono andare, l'anno prossimo siamo in un'altra categoria. Cosa pensano i tifosi di questi primi colpi di mercato? Non è arrivato, ce lo diceva Don Gerardo un attimo fa, il centravanti da 20 gol famoso che tutti chiedono, però sono arrivati tanti calciatori
che l'anno scorso hanno, alcuni hanno vinto il campionato, altri hanno disputato comunque stagioni importanti, sono arrivati tanti under, forse ancora pochi calciatori esperti, over come li chiamiamo noi. La piazza, tu che comunque hai occasione di sentire quasi quotidianamente il parere di tanta gente, cosa pensa di queste prime settimane? Vabbè, come tutti, pure io, speriamo sempre in nome, però il calcio non è fatto di nome, è fatto di organizzazioni e di... Io penso che il mister Sannino sa il fatto suo, non è che c'è bisogno io da tifoso a stare. Io penso che arriverà il centravanti e arriveranno i pezzi giusti. Non ci vogliono 11 campioni, ma ci vogliono i giocatori giusti. Come dico sempre io in tutte le categorie, ci vogliono i giocatori che giocano sempre da 7, non a partita da 10 e altri da 7. È fondamentale i giovani. La società lo sa, il direttore lo sa, ha lavorato sempre con i giovani, ma penso che i pezzi arriveranno, specialmente speriamo che capitiamo in un girone non quello siciliano, ma un altro girone che ci vuole qualche pezzo in meno. Comunque penso che il centravanti arriverà, vedete in Serie A non si capisce niente, ma in un giocatore lo stanno acquistando, un altro non si acquista, squadre che vanno in ritiro senza portieri, perciò io penso che arriverà. Siamo calmi, diamo fiducia a questa nuova società che sta partendo da sotto zero, non da zero, da sotto zero. Perfetto, ringraziamo Marco Botta per la testimonianza, invitiamo lui e tutti i tifosi rossoneri a seguire la nostra redazione, a seguire la nostra trasmissione Pallonate, che ha l'obiettivo di tenere incollati i tifosi rossoneri allo schermo durante l'estate, che anche questa sera l'abbiamo fatto sentendo Don Gerardo D'Aurelio, sentendo Marco Botta, tanti nostri colleghi che si sono avvicendati questa sera. In postazione, buonasera Domenico, oggi si presenta Sannino, si presenta alla Nocerina. Sicuramente vedo innanzitutto buonasera a tutti i nostri ascoltatori e a tutti i colleghi di Forza Nocera. Sicuramente sono state settimane particolari, perché comunque abbiamo i tifosi che, come abbiamo visto dalle interviste che ha effettuato poc'anzi, la tifoseria sembra abbastanza entusiasta dell'arrivo di Sannino, in particolare perché sappiamo benissimo quanto un nome importante serva comunque a questa piazza per rilanciare gli obiettivi e per rilanciare le ambizioni. Per quanto riguarda l'allestimento della rosa, sicuramente Valerio, sappiamo benissimo che si può e si dovrà fare ancora di più per trovare la quadra giusta e per poter portare a termine di questo calcio mercato un pacchetto di 28 giocatori che siano in grado comunque di disputare un ottimo campionato, un campionato che noi ci auguriamo quanto migliore possibile, e anche se fino a questo momento sappiamo bene che non sono arrivati, manca sicuramente qualche pedina, manca il centravanti, mancano volendo due difensori over di esperienza, dati gli avvidi Tonita e Bruno, e poi manca anche un centrocampista. Insomma, all'appello mancherebbero almeno sei over che dovranno arrivare, uno si augura comunque entro il 31 luglio di trovare sicuramente è finita, e però che dobbiamo alla fine anche avere comunque fiducia in questa società, perché il mercato non è ancora finito, il mercato offre sempre tante possibilità, molte volte anche al photo finish, e poi sono molto curioso di vedere e di assistere anche al ritiro che la Nocina farà a Bisaccia dopo tanti anni, dopo almeno 3-4 anni che i rossoneri partiranno per un ritiro vero e proprio di circa 15-20 giorni, e chiaramente sarà una buona opportunità non solo per la stampa ma anche per i tifosi
arrivare lì magari a Bisaccia, al tribunale di Bisaccia, e osservare, capire questa squadra effettivamente di che pasta è fatta. Ovviamente sappiamo bene che sarà calcio di fine luglio, sarà calcio dei primi giorni d'agosto, però chiaramente sappiamo anche allo stesso tempo che la qualità dei giocatori non si compra, e quella sicuramente, almeno per quanto riguarda i piedi e non i polmoni, quella si vedrà fin dall'inizio. Cortesemente ci accomodiamo, grazie. Dove devo mettere? Scusa. Ma chi accende? Non si va, vado. Aspetta che stacco un attimo il telefono. Volevo aspettare, ma così che non mi risponde. E vabbè, prova se ti aspetta un attimo, aspetta. Era caduto? No, è spento. Acceso. Ah, no, si è acceso quando è caduto, ok. Partiamo, no? Andiamo? Buonasera a tutti quanti e grazie per essere intervenuti. Finalmente è arrivato il giorno del mister Beppe Sannino, però prima di passare la parola al mister e all'amministratore Nunzio Grasso, volevo ringraziare a nome della società l'amministrazione comunale per averci fornito la location e Salvatore Marrazzo che ci ha aiutato nell'organizzazione. Prima ci sarebbe dovuto essere già pure il sindaco, abbiamo accelerato i tempi per ovvie ragioni di organizzazione, però se dovesse venire facciamo fare un intervento anche al sindaco, perché ci teneva a salutare il mister e tutti quanti voi. Adesso magari passo la parola a Nunzio Grasso per un saluto e poi a mister Sannino. Cade tutto qua, cade tutto qua. Buonasera a tutti, innanzitutto è bello rivedervi di nuovo numerosi dopo tanto tempo.
sta per iniziare questa nuova stagione dopo che abbiamo concluso la passata in, diciamo, con una semifinale che è rimasta un po'. Siamo rimasti male anche noi per come è andata a Francavilla. Diciamo che questa stagione abbiamo degli obiettivi precisi, cercheremo di rispettare quello che ci siamo messi in testa sin dall'inizio che siamo arrivati qui a Nocera. Non sarà semplice, stiamo gettando le basi per creare un futuro diverso, speriamo che di riuscire a ottenere i risultati che vorremmo tutti quanti avere per la Nocerina. Scusate l'emozione, però non è semplice per me. Naturalmente la società avrebbe preferito, nel nome di Natale Scalzi, essere presente qui. Purtroppo per motivi personali hanno dovuto rinviare l'arrivo qui a Nocera, e arriveranno nei primi giorni di agosto e saranno con noi nel ritiro di Bisaccia. La squadra, come ben sapete, partirà il 23 di luglio e resterà lì per 15 giorni. Abbiamo chiuso un amichevole importante con la Primavera del Napoli il giorno 13 agosto, giusto Alfonso? Sì. Operazione che ha portato a termine l'avvocato napoletano, visto i rapporti che aveva con la proprietà del Napoli, e che si giocherà qui a Nocera, oltre quella già stabilita con la Turris. Naturalmente ci saranno in programma altre amichevoli che stiamo programmando e stiamo valutando con chi farle, ecco. Nunzio, perdonami, ti voglio un attimo interrompere, c'è il presidente in linea per un saluto. Prego. Prego, presidente. Scusami, Nunzio, ciao Mondo Rosso Nero, sono Giancarlo Natale. E voglio ringraziare voi. Voglio fare un grande benvenuto a Stefanino. Non vedo l'ora per con voi la Stato San Francesco il 7 agosto molto qui, e non vedo l'ora per cantare insieme a voi. Noi vogliamo vincere! Forza Nocerina! Ringraziamo il presidente per questo intervento, ci teneva in particolar modo a farlo. Lui vuole essere presente qui, purtroppo, come ho detto prima, non è stato possibile, ci sarà in futuro. Volevo ringraziarvi innanzitutto per tutto il supporto e l'affetto che avete dato in questo periodo di tempo alla società. Per noi non è stato semplice riuscire ad arrivare qui a Nocera, impiantarci e soprattutto iniziare a lavorare. Non piace molto parlare a questa società, e noi lavoriamo molto, diciamo, sotto banco, non piace farci vedere nemmeno in giro. Amiamo lavorare in silenzio e cercare di fare nel miglior modo possibile il nostro lavoro, sperando poi sul campo di raccogliere i frutti del lavoro che abbiamo messo in pratica. Ecco. Vabbè, con questo voglio lasciare la parola a mister Stannino, che sicuramente è la persona che in questo momento state più aspettando, e quindi un saluto a tutti e grazie mille. Nel frattempo ci hanno raggiunto il dottor Iannotti, vice sindaco di Nocera Inferiore, e l'avvocato Avella, l'assessore allo sport del comune di Nocera Superiore, a cui vanno i nostri ringraziamenti perché sono sempre stati vicini alle sorti del club in qualsiasi momento, aiutandoci nella nostra gestione.
Prima di passare però la parola al mister, questa sera ufficializziamo anche lo staff che lo accompagnerà in questa avventura con la Nocerina. Partiamo dal vice allenatore Francesco Favasulli, poi il preparatore dei portieri Silvio Somma, ex Nocerina sia come calciatore che come preparatore dei portieri. Poi ci sarà come preparatore atletico il professor Roberto Rippa, con esperienze con la Juve Stabia e con l'Ercolanese. E poi un nocerino puro sangue aiuterà il mister nella lettura delle gare, il match analysis Antonio Farella. Adesso è il momento che tutti aspettavamo, la parola passa al mister. Benvenuto mister. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Sono di questo fatto, io ci vado tantissimo e mai come questa sera sono artefice insieme a voi. Facciamo così, guarda, mi alzo sopra. Allora, mai come stasera mi sento protagonista insieme a voi di una serata che non ho mai vissuto in una presentazione con un'altra squadra. Perciò, già questo per me mi fa capire, mi fa sentire una persona importante per questa città, questa società. Sicuramente voi avete grandissime aspettative. A me piace parlare poco, io sono una persona che mi piace più lavorare che parlare. Parlare in campo con i miei giocatori molto, lavorare molto con loro. Le promesse, quando si inizia una stagione, è facile venire in qualsiasi posto nuovo e dire Ovaiu, Benjim, Facim, Yam. A me non piace, a me piace invece, come quando ho parlato con la città, abbiamo parlato di tante cose, ho detto io posso soltanto mettere a vostra disposizione la mia serietà, il mio sapere, le mie conoscenze per poter costruire un qualcosa di importante. Perché poi alla fine, ragazzi, gli allenatori, i giocatori passano, ma chi resta siete sempre voi con la vostra società. E questo è importante. Le bandiere non esistono più, certi valori non ci sono più e di conseguenza si vive un calcio diverso tantissimi anni fa, dove sì c'era campanilismo ma sicuramente c'erano più attaccamenti ai colori sociali. Quello che io vorrei creare ed è stato fatto finora, siamo una città che parte sempre in ritiro con il 99% di giocatori, questo nel calcio di oggi difficilmente può capitare. Abbiamo fatto tutte le cose pensando a quello che questi ragazzi potrebbero dare in una città come non c'era e adesso abbiamo soltanto bisogno di partire e iniziare a lavorare, avendo il supporto di tutti voi senza promettere tantissimo, perché poi il calcio ognuno di noi se lo fa è perché alla fine vuole vincere. Ci sono tantissime cose purtroppo che tantissime varianti. Un pallo va dentro, un pallo va fuori, cambia completamente la situazione. Ecco perché voglio avere un rapporto franco e onesto con voi. Nella vita per raggiungere gli obiettivi io non ho mai preso scorciatoie, ho sempre preso le strade che il destino mette davanti e sono dei tragitti, dei percorsi a volte anche tortuosi per poi poter raggiungere un obiettivo che alla fine è anche molto più bello. Mi auguro soltanto che noi possiamo dare quel sorriso che da tanto tempo voi aspettate, però per far questo abbiamo bisogno di partire, lavorare e costruire un qualcosa di importante insieme ai protagonisti che sono quei calciatori. Voi siete i protagonisti di una città, di una bandiera, i calciatori sono quelli che devono portare i vostri colori in alto. È vero che posso essere un comandante in questo, però abbiamo bisogno di tutti. C'è una città nuova, dei presenti che vivono lontano, hanno qui delle persone che lavorano per loro, è tutto un po' nuovo e abbiamo bisogno soltanto di essere pazienti in questo periodo di precampionato
vedere la squadra crescere. Sono un allenatore che non mi piace chiudere nessuna porta. Sono felice, gli ho detto anche la città, se durante il nostro percorso per il ritiro sia lo stadio, sia dove lavoriamo, sia sempre aperto. È normale che vorremmo, anche se voi siete allo stadio con noi, del nostro lavoro, anche da parte vostra quella capacità di farci lavorare con serenità e tranquillità. E sicuramente i ragazzi vi daranno il 100, il 150%, e io mi auguro che quello che ho visto stasera posso vederlo alla fine della stagione, e anche di più. Solo questo posso dire. Grazie. Io sono orgoglioso di essere allenatore della Nocerina quest'anno, e come ho detto già in ogni posto dove vado, per me non conta la categoria, sono gli uomini che fanno la categoria. Capisco che voi volete tornare ai professionisti, perché credo che questa città debba avere questo sogno, è tanto tempo che aspettate. I sogni bisogna cullarli sempre, averli sempre, tutti dobbiamo sognare, ma solo attraverso la fatica si raggiunge, perciò non ci regala niente a nessuno. Abbiamo fatto da soli, voi e noi insieme. Allora, mister, adesso passiamo alle domande da parte della stampa. Okay. Parte Nello Marmo in Prima News. Mister, buonasera, Nello Marmo per il Prima News. Buonasera. Al di là di moduli, tattica, ne avremo modo di poterne parlare più in seguito. Io sono curioso più che altro di sapere perché ha accettato il progetto Nocerino. L'ho detto appena adesso, perché a me non interessa la categoria. Io ho allenato in Serie A fino all'anno scorso, voi non so se tutti sanno la mia storia. Io ho allenato in Serie A in Libia, ho allenato in Serie A in Ungheria, in Serie A in Grecia. Gli ultimi anni ho fatto la Champions League, l'Europa League, ma a me non interessa questo, a me interessa dove il cuore mi spinge, vivo di passione, perciò la categoria non mi interessa. Quando mi hanno chiamato, viviamo un calcio in Italia che è diventato un pochettino particolare. Io voglio lavorare dove Sanino può esprimersi libero, può essere un allenatore che decide, può essere una persona che fa il suo mestiere con tutti i crismi per fare questo mestiere, che non è facile altre volte. Loro mi hanno dato questa possibilità e sono arrivato. Benvenuto mister, Domenico Messolano di ForzaNocerina.it. Ciao. Mister, le volevo chiedere innanzitutto qual è dal suo punto di vista il suo ruolo all'interno di questa società, non solo come allenatore ma anche come in un certo senso talent scout, perché a Nocera stanno arrivando molti under, la maggior parte diciamo dei ragazzi arruolati in rosa superano la quota 2000. Seconda domanda, secondo lei, sempre a livello di campagna acquisti, di cosa necessita questa squadra, non dico sicuramente prima di andare in ritiro, ma anche successivamente. Grazie. Allora, il ruolo che ho io è, facciamo parte di una squadra, è stato costituito una squadra, c'è un organigramma, la parte operante, al di là di Nunzio Grasso che è l'amministratore ed è quello che è la parte societaria che lavora con noi, io ho trovato in Zavettieri una persona, è stato prima allenatore, adesso responsabile della tecnica, conoscitore di giocatori, conoscitore di calcio. Ed è la prima volta, io ho avuto due esperienze. Finché io lavoro con delle persone che è giusto che ci sia il confronto, è giusto dopo ogni cosa che si fa, ci si guarda in faccia, a volte anche con toni duri, ma sempre per la crescita della società, della squadra,
le cose vanno bene. Io ho trovato una persona straordinaria, come ho detto prima, siamo riusciti a costruire una squadra ancora prima di partire per il ritiro, perché di solito, e mi è capitato da altre parti, si partiva, io allenavo dei giocatori, dopo un po' andavano via e ne arrivavano altri, andavano via e ne arrivavano altri. Credo che non sia un lavoro giusto, idoneo per la società, e credo che partendo in questo modo e avendo costruito una squadra, con tutta la squadra, quelli che fanno parte della Cina quest'anno, partiamo già da un buon livello sotto l'aspetto organizzativo. La tua seconda domanda, se mancava qualcosa? Fino adesso abbiamo parlato poco, sono arrivati in tanti, non è che arrivano dei ragazzini che sono sprovveduti. Intanto abbiamo fatto, e ho voluto io personalmente aggregare alla mia squadra i ragazzi non c'era, i vostri ragazzi non c'era. Perché secondo me è giusto che anche loro vivono un sogno. Di solito i ragazzi in una città che vivono nella città vedono i loro calciatori, sono beniamini, vorrebbero essere loro a posto. Io voglio che ci sia attraverso il settore giovanile anche questa mentalità. Crescere pensando che un giorno possono vestire questa maglia. E bisogna dargli la possibilità, bisogna dargli la possibilità di sognare. Non voglio entrare nei nomi, ma noi abbiamo già definito tutta la rosa, manca soltanto un giocatore e speriamo di concludere il più tempo possibile, non è quello che pensate voi, perché voglio dire anche un'altra cosa. Io voglio essere chiaro con tutti voi, il calcio non si fa con le figurine, il calcio non si fa con i nomi, il calcio si fa con persone che sposano una causa e che hanno delle qualità. E ho visto uno l'ha fatto con la mano così, è vero che a volte ci vogliono anche i soldi, ma la capacità delle persone è quello. Tutti sono bravi a fare il mercato con i soldi. La cosa più importante è saper fare il mercato quando c'è un budget che bisogna rispettare. Questa è la cosa più importante. E poi nel rispetto ai tifosi, mettere a loro disposizione una rosa che impersona la città, impersona il Nocerino. E noi abbiamo pensato anche a questo. Perciò sono felicissimo, andremo via in ritiro e mi auguro che poi ci possa raggiungere in ritiro l'ultimo pezzo del mondo che manca. Posto? No, c'è Francesco Bessito. Francesco Bessito, Nocerino Channel. L'obiettivo di questa Nocerina, la sua Nocerina, come la vede? Cosa le ha chiesto la società rispetto a questo campionato e qual è il suo obiettivo da qui al termine della serie? Il mio primo obiettivo, parto dalla seconda domanda che mi fai, il mio primo obiettivo è il primo allenamento. Cioè io non è che vado più in là. Secondo me l'obiettivo di una persona è quello di fare cosa devo fare oggi e dopo oggi cosa fare domani. Se noi ci mettiamo qui a dire noi faremo, noi facciamo, allora un'altra cosa voglio dire, siamo ad agosto quasi, siamo a luglio. 50 anni fa tutti partono con le stesse domande e se voi prendete i giornali 50 anni fa ci sono le stesse domande e stesse risposte. Andiamo sempre sulle solite situazioni. Io l'unica cosa che voglio dirvi è noi partiamo già domani pomeriggio, siamo allo stadio a lavorare e poi giorno dopo giorno dobbiamo costruire un qualcosa e questo è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è questo. La società è normale, è una nuova, viene in una città dove ci sono grandissime aspettative, non hanno mai detto dobbiamo vincere per forza quest'anno, ma come ho detto prima, nessuno fa qualcosa per non vincere. Se io faccio l'allenatore e preparo la squadra, perché mi auguro di vincere la partita, in questo momento voglio soltanto promettervi una cosa, domani facciamo l'allenamento, l'allenamento al 100%, dopo domani ancora, e dopo che si va avanti incominciamo a vedere un qualcosa che tutti diranno siamo sulla strada giusta, oppure c'è da fare qualcosa di diverso, oppure questo è il calcio. Ma difficilmente io posso dire qualcosa prima su quello che avverrà. I propositi sono tutti quelli di vedere la gente felice. Io vorrei vedere la gente felice, la gente che viene tutto allo stadio. Ho visto le foto, vedo questo stadio, metti i brividi anche. Ma siete voi queste, eh? Questi siete voi. Questi qua intorno, se voi vi guardate siete tutti voi. Quelli che sono in campo, potreste non ci sia più nessuno, salvi via tutti. E questa è la cosa più bella, è questo che vorrei in due anni di spazio.
buonasera a tutti, sono Giuseppe Bramato di Erre Diamato. Mister, una domanda più di ordine tecnico, so che è ancora presto dico anche perché lei sta visionando i giocatori e quindi si sta facendo un'idea della risorsa umana che ha. Ma Sandino, che tipo di modulo di gioco hai in mente? Cioè come giocherà questa Nocerina? La Nocerina potremmo metterci qui a parlare di numeri, ma i numeri contano poi. I numeri sono quando l'arbitro fischia e siamo tutti da una parte o dall'altra. Poi i numeri non ci sono più in campo. Quello che c'è in campo è una squadra che deve avere un'idea, una squadra che deve sapere quello che deve fare, ma la cosa più importante è avere cuore. Questa è la cosa che vuole. Vai Michele, prego. Del cuore. Michele Petta di Nocerina Larga. Allora, domani partite per il giro. È stata accontentata in tutto e per tutto dalla società. E la Michele, Michele, ti togli in grazie, perché non si sente. Vi ha accontentato in tutto e per tutto. Che cosa vedremo in queste prime due settimane durante il giro? Una squadra che deve prepararsi. Ed è la squadra che corre tanto e farà tutto quello che si deve fare una preparazione. Ma questo. E se lei sarà accontentato di tutto le sue ma accontentato? Io penso che la parola accontentato non esiste. Diciamo che siamo stati tutti insieme a capire qual è la mia soluzione in questo momento per noi. Speriamo che a novembre però i giocatori non vadano in Salvatore. Francesco, noi saltiamo novembre. Francesco. È un grande, come sentito dire, è un grande. Valerio D'Amico. Buonasera, Valerio D'Amico. Ciao. Due cose. Innanzitutto, quando influirà, presto parlarne, il girone in cui la Nocerina verrà inserita per il raggiungimento dell'obiettivo? E poi ha detto che manca un elemento, se è possibile sapere quale, soprattutto in base a che criterio verrà scelto. In base? A che criterio? Al criterio che riesce a dire il giocatore. Cioè? Deve essere un giocatore che sia funzionale per la Nocerina. Perché ieri il direttore ci ha detto che per questa scelta non bisogna sbagliare, ce l'ha detto Zavettieri, sono parole sue. Sì, ma tutti i giocatori qua che hanno scelto non bisogna sbagliare, è normale. No? Io credo che quando tu componi una rosa di 20, 28 giocatori, io credo solo chi non fa non sbaglia, chi fa può anche sbagliare, ma abbiamo cercato di prendere tutti i ragazzi sapendo chi sono. C'è un problema di under, voi lo sapete meglio di me. Quando ci sono squadre in Serie D, tutti si preoccupano degli under, no? Noi abbiamo cercato di prendere tanti ragazzi che ci possono dare la possibilità durante l'anno di poter avere tutti i ragazzi intercambiabili per poter giocare. Sul girone invece? Il girone. Allora, il girone I c'è il Catania quest'anno, credo. È un girone difficile, particolare. Il girone H ho visto 3-4 squadre che hanno tutti la voglia di vincere, come penso un po' tutti, ma io non è che guardo le altre. Per me ovunque andiamo l'importante è che la Nocerina sia la Nocerina. Poi adesso mi ricordo. Se non ci sono altre domande da parte della stampa, va benissimo, allora grazie a tutti quanti per essere intervenuti e buona serata. Grazie a voi. Ragazzi, mi dicono di dire, è vero, forza Colossi, ma forza Colossi.